L'uomo senza testa. I giochi di prestigio lasciano spesso a bocca aperta gli spettatori, ma quando il mago svela il trucco, l'illusione ci sorprende. Il trucco è molto semplice. Il mago posa un asse dietro la sua testa, fa qualche gesto e in quell'istante abbassa la sua testa. Corpo tagliato a metà. Non pensi che ci sia al mondo un gioco di prestigio così riconoscibile come quello in cui bisogna tagliare un corpo a metà. In questo trucco servono due persone. La prima persona fa scivolare le sue gambe uno dei blocchi e per le gambe sono quelle di un altro corpo, anche lui nascosto. Camminare sull'acqua. Camminare sull'acqua è letteralmente la cosa più antica, anche scritta nella Bibbia. Detto ciò, il tizio che vedi in questo momento non è Gesù e non è Dio per aiutarlo ad attraversare. Allora come fa? In pratica il mago ha piantato in precedenza delle strade di vetro sotto l'acqua, invisibile alla telecamera ma non ai occhi del mago.